Io sono Livio Pepino, alla mia sinistra è Claudio Giorno, alla destra Sandro Plano. Purtroppo, lo ha detto prima chi ha moderato l'altro dibattito, non c'è Marco Revelli e non ci sarà nemmeno domani mattina, in cui pure era previsto un suo ruolo importante, perché in settimana ha avuto problemi seri di salute, probabilmente in via di soluzione, ma che non è la scusa che si dice, effettivamente in difficoltà. Cercheremo di supplire nella presentazione del libro la sua mancanza, che peraltro toglie uno degli elementi di approfondimento più significativi, e sarà una ragione di più per leggere il libro, così vedete nel libro le cose che lui ha scritto. Questo libro si intitola Non solo un treno e ha un sottotitolo che è La democrazia alla prova della Valsusa. Non solo un treno è un titolo che ci è venuto in mente quando abbiamo sentito un tizio che ha detto: ma non stiamo mica parlando di un jet, stiamo solo parlando di un treno. Io credevo fosse Crozza, in realtà era il segretario del Partito Democratico, e a quel punto abbiamo ritenuto di mettere questo titolo, che non è solo un treno, e abbiamo posto come sottotitolo una questione che riguarda la democrazia, e abbiamo cercato di ragionare su questo. Abbiamo cercato di ragionare su questo, e di questo parlerò io, invertendo un po' quello che è il metodo normale di presentazione dei libri, in cui prima parlano i presentatori e poi gli autori, per una ragione. Questo libro, in cui noi cerchiamo di ragionare su alcune questioni di democrazia, e quindi è pienamente dentro il dibattito che stiamo facendo, e prima ancora di questo, da parte di Marco e mio, un ringraziamento al movimento della Valsusa. E per questo credo che sia opportuno che io dica alcune cose, e che poi sia Claudio, in qualche modo, come rappresentante, anche se, come vedremo, le rappresentanze non sono la caratteristica del movimento della Valsusa, ma del movimento, e Sandro Plano, presidente della comunità montana Valsangone Valsusa, che diranno che cosa sta accadendo in Valsusa, le ragioni ulteriori di un movimento. Noi abbiamo voluto fermarci invece su alcuni aspetti che hanno una rilevanza di carattere nazionale, perché ci siamo convinti nel tempo, in questi anni, che quello che sta succedendo da 23 anni in Valsusa è uno specchio di quello che in parte sta accadendo e in parte può accadere nel nostro paese, in un modo diverso di fare politica e nel modo in cui le istituzioni hanno risposto a un modo diverso di fare politica. Questo è il tentativo di analisi che noi abbiamo cercato di fare, che troverete, se lo vorrete leggere, nel libro, con in fondo un modo forse diverso da quello consueto, in cui, dopo aver fatto una lunga cronologia del movimento della Valsusa dal 1989 fino ad oggi, abbiamo pubblicato con il testo a fronte le 14 ragioni per cui il governo sostiene che si debba fare il TAV, e contrapposte in testo a fronte le 14 ragioni della comunità montana secondo cui il TAV non si deve fare. Non abbiamo fatto dei commenti, perché i commenti credo che siano evidenti a chiunque legga le une e le altre motivazioni. Allora, io dirò alcune cose, detto questo, un po' sulla struttura del libro, su questi problemi più di carattere generale che la vicenda della Valsusa ha posto e pone. La prima vicenda è un modo diverso di fare politica. Di questo parla soprattutto Marco, e io mi ci soffermerò solo in parte, ma è un tema che si collega in maniera molto evidente con le cose che sono state dette nel dibattito precedente. Un movimento che nasce 23 anni fa, nel 1989, perché nel 1989 la prima volta in cui
la Fondazione Agnelli comincia a parlare di un traforo che si deve fare per far passare il TAV in Valsusa, e da allora, probabilmente dall'anno dopo, inizia in maniera prima più limitata e poi in maniera sempre più consistente quella che è l'opposizione di una valle. Ecco, cominciamo a sfatare una leggenda che si vede, si dice sui giornali, che poi non è vero, è solo qualcuno che fa la voce più grossa. Ecco, se voi andate in Valsusa, la prima cosa che vi colpirà è vedere un panorama di cui fanno parte quelle famose bandiere no TAV che ormai compaiono in qualunque manifestazione, almeno nel nord Italia. Non è un fatto folcloristico. E chi ha voluto dire che non era vero, che era una valle complessiva, ma era soltanto chi faceva la voce più forte, ha avuto nelle ultime elezioni amministrative la sconfitta più clamorosa. Avevamo qui il sindaco di Rivalta, si poteva avere il sindaco di Avigliana, che in maniera assolutamente incredibile, avendo tra le parole d'ordine quella del no TAV, hanno vinto una competizione elettorale che all'inizio probabilmente nessuno avrebbe detto che sarebbe finita in quel modo. Con questo per dire che c'è un tipo di partecipazione, che è un tipo di partecipazione che assume anche delle forme che io mi limito ad accennare, perché ne parleranno gli altri che sono oggi qui con me. Beh, insomma, una valle che fa, cosa farà, 50.000 abitanti la Valsusa? 130.000, ma tutta, io penso, sì, tutta. È una valle che riesce a fare delle manifestazioni che sono state organizzate a volte anche nel giro di pochi giorni con 50-60.000 persone. Allora voi pensate che cosa vuol dire? Certo, c'è per fortuna tutta una partecipazione che viene dall'esterno, ma c'è comunque un radicamento di partecipazione che credo sia in sé un dato assolutamente fondamentale, che si collega con un fatto che io credo sia importante, che si connette con i discorsi precedenti e con quelli che si continueranno a fare, che probabilmente se io chiedessi a chiunque è in sala i nomi di 3, 4, 5 leader, tra virgolette, no? Perché questa è la cosa di cui parlano i giornali, del movimento della Valsusa, nessuno li saprebbe, perché è davvero un movimento, non è una situazione legata a 1, 2, 3, 4, 5 forti personalità. Come sempre in qualunque tipo di movimento ci sono delle personalità significative, ma qui quello che è emerso e quello che anche all'esterno è letto sulle modalità in cui poi le decisioni si formano, diranno loro dopo, ma quello che è importante è che quello che emerge all'esterno non è una personalità, ma è un movimento che individua in questa idea di scalare una montagna con un tunnel di oltre 50 km, una montagna in cui pacificamente è presente una quantità significativa di amianto e di uranio, è un movimento che dice che forse questo, soprattutto in questo momento di crisi economica e soprattutto in una situazione in cui questo si rivela di utilità scarsa, una vera e propria follia. Allora, io mi fermo qualche minuto di più, prima di dare la parola a loro, su quello che invece è l'aspetto che più mi tocca direttamente per quanto riguarda le mie competenze e quello su cui ho scritto, su come le istituzioni hanno reagito all'emergere di un movimento come questo. Guardate, questa è secondo me una delle vicende più interessanti da leggere, ed è una delle vicende che ci insegna molte cose su quello che può essere la risposta politica a un modo diverso di affrontare una serie di problemi. C'è anzitutto una reazione di carattere politico, ed è una reazione inizialmente di considerare il movimento della Valsusa un po' come Asterix e Obelix, qualcosa di folcloristico che prima o poi sarebbe rientrato. Quando si coglie che così non è, diventa in diversa misura da parte di tutte le forze politiche, di tutto lo schieramento politico tradizionale, diventa l'obiettivo da combattere.
diventa, succedono delle cose curiose, in particolare da parte del Partito Democratico. Succedono delle cose curiose perché se voi leggete chi assume in Piemonte le posizioni più dure contro il movimento Notav è il Partito Democratico, gli altri finisce che stanno così, si trincerano dietro quello che viene detto in particolare dal Partito Democratico, con una serie di posizioni poi che sono abbastanza indicative di un certo tipo di atteggiamento, perché nella regione Piemonte credo che sia abbastanza pacifico dalla lettura dei dati che le ultime elezioni amministrative sono state vinte da Cotta e perse dall'Abresso e la Susa. Allora tutto questo ha provocato una reazione irritatissima, dicendo: ma come avete fatto vincere la destra? Cioè la convinzione di avere comunque, qualunque sia la posizione assunta, garantito un serbatoio di voti è un tipo di posizione che ha falsato una serie di relazioni politiche in questi anni. Dopo la politica viene la stampa. Guardate, sulla stampa c'è una serie di cose che sono in qualche modo, che hanno in qualche modo dell'incredibile. Pensate che i due grandi quotidiani che hanno un'edizione piemontese, cioè La Stampa e La Repubblica, hanno in particolare nelle cronache locali un atteggiamento. Leggere le cronache locali sulla questione della Valsusa e leggere i mattinali delle questure e l'ufficio stampa della Procura. Questa è la cronaca giornalistica di quanto accade essenzialmente in Valsusa, con delle aperture rarissime sulle pagine nazionali. Repubblica ha pubblicato due bei pezzi di Salvatore Settis ultimamente un servizio interessante di Luca Rastello su quella che è la situazione a livello europeo. Sono alcuni limitatissimi elementi sulla cronaca nazionale che coprono una cronaca locale che tende a configurare la costruzione del TAR come un fatto assolutamente necessitato, diffondendo una serie di slogan, no? Per cui il problema diventa, no? Ci sono 3, 4, 5 slogan. Primo, bisogna farla perché è necessaria. Secondo, perché ci fa entrare in Europa. Terzo, perché gli impegni vanno mantenuti. Quarto, perché il progresso lo richiede. Queste sono le quattro grandi frasi, i quattro grandi slogan che voi troverete ripetuti ossessivamente, credo se avremo tempo, ma ne parleranno soprattutto loro, che sono slogan facilmente smontabili, ma gli slogan su cui si costruisce una situazione di tentativo di isolamento della opposizione al TAV, ripeto, attraverso una serie di slogan di questo tipo. A questo punto la situazione, a partire dal 2005 e poi molto di più nell'anno scorso, lo ricorderete tutti, una situazione che non viene gestita a livello politico, che dalla politica viene delegata agli apparati, e cioè alla polizia e alla magistratura in termini di gestione, il problema politico che viene trasformato in problema di ordine pubblico, il fatto che nel corso delle manifestazioni ci siano stati anche episodi significativi e gravi di violenze in una o un'altra occasione, in particolare il 27 giugno e i primi di luglio dell'anno scorso, tutto questo ha in qualche modo fatto interessatamente dimenticare il problema del TAV e quindi dell'opportunità o inopportunità di costruire quest'opera, della modalità di interloquire con la Valle, per farlo diventare, come vi dicevo, un problema di ordine pubblico. E qui ci sono delle cose assolutamente esemplari che io mi limito a riassumervi e poi lascio a loro la parola e casomai riprenderemo alcuni di questi temi. Guardate, questo sia a livello legislativo, sia a livello amministrativo, sia a livello giudiziario,
quello che sta avvenendo in Val Susa indica delle strade che nel tempo sono state seguite nell'affrontare spesso il conflitto sociale e che potranno essere le strade che verranno seguite in futuro rispetto all'esplosione di un conflitto sociale che mi sembra sia abbastanza evidente nella situazione di crisi in cui versiamo. A livello amministrativo in Val Susa ci sono state nell'ultimo anno e mezzo una serie di ordinanze del prefetto che hanno sostanzialmente vietato, con modalità diverse, con modalità più estese, nella immediatezza di manifestazioni programmate, l'accesso in tutta l'area circostante il cantiere della Maddalena. Addirittura sull'intero territorio di due comuni, Chiomonte e Giaglione, e su tutti i sentieri che potevano portare nei pressi del cantiere. Allora, questo significa trasformare, no, come in un film di fantascienza, questo cantiere trasformato in una sorta di fortino vigilato da polizia, carabinieri e addirittura esercito, in una situazione spettrale in cui avrebbe dovuto esserci in tutto l'arco circostante una assenza totale di persone, che è una situazione di, come dire, di isolamento di un territorio dalle possibilità addirittura di vita civile e di vita di relazione che riguarda, ripeto, non un lieve, cioè ormai le zone rosse diventano zone che occupano il territorio di due interi comuni, che evidentemente, e poi lo si è visto dopo, erano, e il prefetto lo sapeva benissimo, delle ordinanze che sarebbero state clamorosamente disattese, perché a fronte di un divieto sono andate volta a volta in quell'area 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 persone, manifestanti, ma non solo manifestanti, giornalisti, Croce Rossa, curiosi. A che cosa serviva? Beh, serviva evidentemente a prefigurare una situazione che poi si è puntualmente verificata, che tra quei 10, 20, 30, 40 mila ne sarebbero stati identificati 30, 40, 50 o 100 e denunciati per aver violato il provvedimento dell'autorità. Allora il problema non è il pensiero che nessuno aveva, che di fronte a un'ordinanza di questo genere non ci si sarebbe avvicinati, e precostruire una situazione di illecito da giocare poi nei confronti di alcuni nell'ambito di una serie di rapporti in qualche modo di forza. Secondo, questa soluzione amministrativa è una soluzione che ha trovato poi una ratifica di carattere legislativo, perché una legge dell'anno scorso con effetti decorrenti dal 1 gennaio di quest'anno ha trasformato sull'esempio, perché non era la prima volta, cioè questo era già stato fatto nei confronti delle discariche del Napoletano, cioè trasformato quelle aree, l'area in cui sorge il cantiere, in un'area di interesse strategico e militare a cui è vietato avvicinarsi e dove è un reato, diventa un reato, il tenere una serie di condotte che sono di ostacolo all'attività all'interno del cantiere, il che significa introdurre una sorta di diritto penale speciale in alcune aree del territorio nazionale, che è una situazione di estrema gravità, che guardate, sia questa, vi ho detto ora che era, sono pari pari scritte come erano scritte alcune delle discariche del Napoletano, disposizioni legislative, ma le disposizioni amministrative, quelle del prefetto sui divieti, ricordano le ordinanze, che so io, del sindaco di Roma, che dopo gli incidenti nella manifestazione di San Giovanni dice che per due mesi non si possono fare manifestazioni nella città. Mentre il ministro dell'interno propone, il ministro dell'interno di allora propone che per partecipare alle manifestazioni si debba pagare una certa somma, no?
cui si fanno le manifestazioni a pagamento, cioè un'assicurazione rispetto a possibili danni che la manifestazione possa determinare. Ultimo aspetto è quello che riguarda le vicende giudiziarie. Voi sapete che ci sono state diverse polemiche anche per una serie di interventi giudiziari, in particolare le misure cautelari emesse nei confronti di alcuni dei manifestanti nelle due occasioni che vi ho detto prima, del giugno e del luglio dell'anno scorso. Allora, io credo che anche qui ci sia un elemento che noi abbiamo visto nella nostra storia nazionale e che rischieremo di vedere in futuro. Faccio una premessa: io ho fatto il magistrato per 40 anni e so come funzionano questi meccanismi. Credo, l'ho detto in tutte le sedi, lo ripeto qui, credo che se sono stati commessi dei reati, i reati debbano essere perseguiti. Questo è un punto di partenza in qualunque situazione si regga su un principio di legalità, e quindi non è in discussione il fatto di svolgere le indagini e di fare dei processi rispetto a dei reati che sono compiuti all'interno di manifestazioni. Non è questo il problema. Il problema è come viene effettuato l'intervento giudiziario, perché noi abbiamo assistito a misure cautelari che hanno secondo me degli aspetti di estrema pericolosità. Vi faccio alcuni esempi. La dilatazione del concorso nel reato. Concorso nel reato significa la partecipazione a un reato, chi viene ritenuto responsabile di alcuni fatti. Allora, in queste misure cautelari sono stati assimilati comportamenti tra loro assolutamente diversi. Sono stati ritenuti responsabili dello stesso fatto in concorso chi aveva trattenuto per un braccio un agente di pubblica sicurezza, chi aveva cercato di ostacolarne il passaggio per sgombrare il cantiere con una paratia mobile, sta scritto nel capo di incolpazione, rispetto a chi lanciava dei sassi o degli altri oggetti nei confronti degli agenti. Io credo che siano delle condotte totalmente diverse, che vadano considerate in un modo diverso. Il considerarle insieme rischia di considerare o di far percepire come illecito il contesto complessivo della manifestazione, non soltanto alcuni fatti che nella manifestazione sono stati commessi, così come altri aspetti che rasentano addirittura il grottesco, ma che indicano come in periodi di gravi tensioni di ordine pubblico ci sia un rischio di un irrigidimento giudiziario su posizioni che davvero è difficile comprendere in un momento di normalità. Pensate che sono stati ritenuti i manifestanti, ritenuti in sede cautelare, poi lo dovrà decidere il tribunale, ma in termini di imputazione, ritenuti responsabili delle lesioni che hanno subito gli agenti nel corso di questa intera manifestazione. Ma tra queste lesioni viene messo anche l'irritazione agli occhi per i lacrimogeni che sono stati lanciati dagli agenti, non certo dai manifestanti. Allora, viene contestata come lesione addirittura il fatto che chi ha torto o ha ragione, non voglio qui dare delle valutazioni, ma reagito in un qualche modo con dei gas urticanti, abbia a sua volta subito dei danni da questi gas urticanti, che francamente mi sembra sul piano anche dei principi giuridici abbastanza mediato come livello. È stato teorizzato quello che io chiamo la necessità che se uno scappa deve scappare lungo una linea retta, perché è stato contestato a una ragazza che scappava e veniva inseguita da un commissario di polizia il reato di lesioni, perché avendo fatto uno scarto ha determinato che il commissario che la inseguiva si sia preso una storta alla rotula, non so quale parte della gamba. No. E così sono scritti i pezzi del... Oppure per dire la gravità, descrivere la gravità del come dire, la personalità di uno degli imputati, si dice una cosa che io trovo incredibile. Inizia così la motivazione sulla personalità di uno degli imputati:
non vi leggo il nome, appartiene al movimento anarchico. Nel 1970 è contiguo ai movimenti della sinistra extraparlamentare, lotta continua al potere operaio e partecipa a una manifestazione non preavvisata all'autorità di pubblica sicurezza promossa dai predetti movimenti. Allora, io credo che questo sia un elemento che, su cui dobbiamo riflettere. Guardate, non sono le forzature soggettive, non importano. Il problema è che nei momenti di grave difficoltà e di grave conflitto, quando la politica non vuole o non sa affrontare i problemi e li delega agli apparati, il rischio di atteggiamenti che siano anche ottusamente repressivi diventa una realtà. Grazie, io vi ringrazio di avermi invitato qui alla presentazione di questo libro. Tento di descrivere la nostra valle, forse qualcuno di voi la conosce già dai mass media, ma la nostra è una valle tormentata, una valle decisamente difficile. Cazzullo sul Corriere della Sera l'ha definita la valle ribelle e ha perfettamente ragione, perché noi siamo posti al confine con la Francia, siamo stati attraversati da tutti, da Annibale in avanti, tutti sono passati in Valle di Susa e tutti hanno lasciato qualcosa di brutto. Quindi abbiamo qualche forma di irritazione nei confronti di chi ci vuole passare in mezzo ai nostri pini. Questo credo che sia una delle ragioni che in qualche modo spiega anche il nostro atteggiamento. Io sono stato sindaco di Susa e la mia città è stata incendiata 7 volte da tutti i vari invasori che si sono succeduti nel corso della storia. Quindi qualche irritazione nei confronti del transito e del trasporto internazionale ce l'abbiamo e ha dei sedimenti del nostro DNA più che per altro. Ma ha ragione lo scrittore, non è solo più una questione di trasporti, non è solo più un treno. Se un'opposizione a un'infrastruttura di questo genere dura da 23 anni, allora vuol dire che le ragioni sono sedimentate e sono forti. Sono forti le ragioni tecniche, sono forti le ragioni che gli amministratori in qualche modo cercano di porre e di proporre a livello nazionale, a livello di mass media. E in questa vicenda da 23 anni il governo, il sistema di potere ha messo in atto tutte le classiche categorie di convincimento, ha cercato di convincerci con tutta una serie di ragioni, ha cercato di comprarci, adesso sta cercando di costringerci, le 3C. E di fronte a questa presa di posizione io do un taglio anche ad amministratori, io sono, come si diceva prima, amministratore ormai di lungo corso, dilettante, non sono un professionista della politica e quindi con un taglio abbastanza pragmatico nell'affrontare i problemi. Prima si faceva un ragionamento su una scuola, su un asilo che doveva essere spostato e credo che gli amministratori hanno questo taglio, hanno questa volontà di risolvere i problemi e di non arrivare a dei conflitti, quindi non è una posizione precostituita, preconcetta la nostra, ma una posizione che ci deriva dall'ascoltare la gente, dall'ascoltare la nostra gente, cercare di capire quali sono le ragioni che muovono queste grandi opere e cercare anche, ripeto, questo non è certamente l'intenzione dei movimenti, ma cercare di arrivare a delle soluzioni. Nel caso specifico noi continuiamo a vedere che loro hanno una soluzione e stanno cercando un problema. La soluzione del treno, adesso devono crearsi il problema del trasporto, che non c'è. E anche come amministratori abbiamo questa duplice valenza. Noi, abituati a ragionare in consiglio comunale, nei consigli, in termini di maggioranza, chi ha la maggioranza in qualche modo ha ragione, siamo alle prese con questo conflitto, non direi di coscienza, ma questo conflitto politico. Noi siamo una minoranza in tutti i campi. Allora, la Regione Piemonte, la provincia di Torino, il Comune di Torino, il Governo vuole fare pervicacemente quest'opera. Noi siamo una minoranza di amministratori, siamo una minoranza a livello politico, siamo una minoranza, se consideriamo i numeri, anche a livello nazionale. Ma riteniamo di essere minoranza perché il problema non è conosciuto, non è assolutamente conosciuto. Abbiamo, come già detto, delle veline da parte del nostro quotidiano torinese, La Stampa, che a Torino è definito la bugiarda, proprio perché è completamente adagiata su questa
soluzione di un problema che non c'è. E se facciamo veramente considerazioni sul trasporto fra Italia e Francia, si lega sempre l'incremento del trasporto all'incremento del PIL, anche sempre come si diceva prima, si è sempre detto il PIL incrementa, quindi la necessità di trasporto aumenta, quindi le linee che ci sono, la ferrovia che non c'è, che c'è attualmente, non è più sufficiente. In realtà siamo in una condizione di PIL che tragicamente diminuisce e quindi altrettanto tragicamente la domanda di trasporto è conseguenziale. E allora su questo noi continuiamo, ed è un ragionamento che abbiamo fatto da molti anni, continuiamo a dire guardate che la necessità di trasporto tra Italia e Francia ha raggiunto il suo culmine nei momenti del boom economico, adesso è in calo, perché ormai le direttrici del trasporto non sono più da Torino, Mirafiori a spostare macchine in Francia, ma le macchine arrivano dal Giappone, dalla Cina, ai porti e hanno l'asse nord-sud, da Rotterdam vengono verso il centro. E questo ci ha creato problemi enormi, a me personalmente, anche a livello di partito. Io sono pervicacemente iscritto al PD, sono stato minacciato di espulsione, perché non ero in linea con le direttive del partito a livello piemontese e a livello nazionale. È arrivato addirittura il segretario nazionale Bersani a Torino a fare un cazziatone agli iscritti del PD che non erano allineati su questa vicenda. Quindi credo che questo sia sintomatico della volontà di un partito o di una classe dirigente nel affrontare questi problemi con piglio piuttosto autoritario, piuttosto che in una serena con un sereno ragionamento su quelle che possono essere le perplessità che noi premiamo in tutti i modi. Analogo problema l'abbiamo avuto col governo. Il governo, quando ha scoperto che la comunità montana che io rappresento aveva vinto con un profilo allineato a questa nuova linea, ha escluso la comunità montana dal tavolo di concertazione, definendo la cosa assolutamente incredibile dal mio punto di vista, che la comunità montana, con la maggioranza politica che era stata determinata, non aveva il profilo istituzionale atto a rappresentare la valle. Cioè, qualcuno vede che non hai vinto le elezioni, quindi non sei adatto a rappresentare perché sei contrario a quello che penso io. E lì si pone veramente un problema di democrazia, perché se io rappresento indegnamente la mia gente, i miei amministratori, io ho il diritto di essere ascoltato, io ho il diritto di partecipare ai tavoli, ho il diritto di esprimere la mia idea. E questo credo che sia uno degli elementi che sono precipitati tragicamente in questi ultimi anni del nostro governo. Quindi non rappresentiamo più solo un problema trasportistico, un problema ferroviario, ma veramente in Valle di Susa si è creato un problema di democrazia. Problema di democrazia che abbiamo riscontrato anche nei confronti di questi arresti. Allora, hanno arrestato una quarantina di persone per degli atti certamente legittimi che io non condivido personalmente, ma abbiamo dei rappresentanti in Parlamento che hanno rubato, gente che ha avuto degli alloggi a sua insaputa, gente che va con le minorenni che sono lì che rappresentano a piede libero. Io sono uno di quelli che dice non si deve arrestare nessuno prima della condanna, ma allora lasciamo liberi questi, anche se in qualche modo hanno avuto degli atteggiamenti non certamente lineari. Si pone anche il problema del rapporto fra le minoranze e le maggioranze, come ho detto in introduzione, noi siamo una minoranza, la maggioranza ha ragione, ma se ha ragione non vuole dire necessariamente che ha la verità in tasca. Da Galileo in avanti questo è sempre stato dimostrato, e aveva torto secondo la Chiesa, ma aveva ragione secondo l'astronomia. E noi riteniamo di essere in questa condizione, senza grandi presunzioni, ma i problemi che la nostra commissione tecnica, fatta da professori del Politecnico e da tecnici di primo ordine, in qualche modo attraverso anche queste contestazioni che abbiamo svolto ai documenti del governo, in qualche modo stanno prendendo piedi. Ma quello che si diceva prima, che qui è un altro problema, di là della democrazia, della ragione, della verità, quello che dobbiamo anche prendere in considerazione è che siamo allibiti di fronte a questa
continua perseveranza sul problema trasportistico, che non ha più ragione di essere, e nessuno si pone le questioni base sul nuovo modello di sviluppo. Cioè, siamo ancora legati al dire aumentiamo il PIL e aumentiamo i trasporti, mentre in realtà dovremmo chiedere ma dobbiamo continuare a aumentare questo PIL o dobbiamo porci delle politiche diverse? Questo che io chiederei al mio partito è uno delle, al di là delle sceneggiate che fanno nei confronti della mia modesta persona, la mia preoccupazione è che il centro-sinistra non si ponga veramente questi interrogativi sul tema basilare per lo sviluppo futuro della nostra nazione e del nostro paese. Chiuderei qui perché credo che il giorno Claudio poi avrà molto da dire. Sappiamo che questa lotta continuerà, questa presa di posizione continuerà perché non ci hanno convinti, perché le ragioni della maggioranza, continuiamo a dire, non sono giuste secondo noi. Abbiamo anche detto qualche volta che la maggioranza ha ragione, però anche le guerre sono state decise a maggioranza e non necessariamente sono delle cose che hanno portato dell'utilità alle nazioni. Chiudo dicendo che, ed è uno degli elementi che dico sempre, abbiamo certamente dei comportamenti che non sono ortodossi. Lanciare le pietre ai carabinieri e ai poliziotti non è democrazia, non è una cosa buona. Purtroppo siamo nella condizione, non solo noi ma tutta Italia, che possiamo fare 500 delibere come amministratori comunali, fanno meno notizia di un sasso che colpisce un poliziotto. Questo è il brutto del rapporto che abbiamo con i mass media, del rapporto effettivo che abbiamo con i problemi. E poi diciamo anche sempre che noi riteniamo che sia più giusto combattere una causa giusta con dei metodi sbagliati piuttosto che una causa sbagliata con dei metodi giusti. Grazie. Io sono semplicemente un testimone oculare, ma forse anche se alcuni di questi reati che sono stati accennati prima, stiracchiati, tirati molto per i capelli, dovessero subire un'ulteriore dilatazione, penso che potrei anche essere definito un cattivo maestro. Questo termine sinistro, poco gradevole, che mi auto attribuisco, in realtà potrei testimoniare in tribunale ove questa cosa avesse una qualche utilità. È esattamente quello che pensa uno dei cronisti della stampa a cui si è fatto riferimento prima, e so per certo che lo pensa, anche se ovviamente non l'ha mai scritto, perché lo ha confidato ad un giornalista televisivo durante un'intervista che poi non è mai andata in onda, ovviamente, perché anche le querele dei cittadini normali a volte possono essere ritenute indesiderabili, ma questa convinzione che alcune persone che hanno intrapreso 23 anni fa, si diceva, e io sono sicuramente una di quelle, una lotta di principio contro la realizzazione dell'ennesima grande opera in una valle che aveva appena subito in quegli anni l'ultima, o forse devo dire la penultima, Sandro Plano su questo potrebbe fare l'inventario preciso, la penultima delle grandi opere nel senso della realizzazione del tratto terminale dell'autostrada Torino-Bardonecchia, dell'autostrada di collegamento con la Francia, con il traforo autostradale del Frejus. Noi banalmente in quegli anni pensammo che anche una posizione che poi sarebbe stata definita spregiativamente NIMBY, quindi una posizione che rivendicava banalmente soltanto che la vivibilità di uno spazio ristretto fra due catene montuose di altezza media di 2500-3000 metri che ci accompagnano dalle porte di Torino fino al confine, oltre il confine francese, molto oltre, perché dopo l'ultima guerra
e questo confine è stato spostato verso ovest, verso est, scusate, quindi verso l'Italia. E, beh, uno spazio esiguo come quello che consente la residenzialità, consente di abitare nella nostra valle, già compromesso da una serie di servitù, no? Restiamo nel campo giuridico, anche se del diritto civile, di una serie di servitù di attraversamento di ogni genere, da quello stradale a quello determinato dagli elettrodotti, metanodotti, poi insomma il fiume stesso che rivendica la sua possibilità di esondare quando le frequenti grandi precipitazioni, che tra l'altro come tutti sappiamo si stanno intensificando, no? Negli ultimi anni, determinano la necessità insomma di avere delle aree anche molto vaste per poter sfogare queste piene, perché non si ripercuotano sul fondo valle, addirittura su Torino, la sua cintura, con effetti catastrofici come quelli dell'ultimo alluvione in Liguria Toscana. Ebbene, ritenere che da un punto di vista squisitamente tecnico non ci stesse più un'ulteriore grande opera. Il titolo molto opportuno, trovo io, di questo libro, in polemica garbata con l'affermazione del segretario del PD Bersani, non è solo un treno. Beh, non è solo un treno, avrebbe potuto essere che il treno, questa nuova linea ad alta velocità, insomma, in affiancamento alla precedente, fosse stato realizzato prima e magari noi ci saremmo opposti all'autostrada se fosse venuta dopo, o ci saremmo opposti all'ultima dei grandi sballamenti, ma soprattutto drenaggio di risorse idriche a scopo idroelettrico. Qui non si tratta di essere contro per principio una o un'altra opera, non si trattava 23 anni fa di porsi in questi termini, si trattava semplicemente di dire non ci sta più. Abbiamo già dato, come dicono a Genova, abbiamo già una situazione di compromissione dell'esiguo fondo valle tale per cui o si decide la deportazione, o se vogliamo usare un termine più gradevole, l'indennizzo, il trasferimento previo indennizzo degli abitanti, come si fa normalmente in questi casi in posti come gli Stati Uniti, ma là, oltre che un'altra mentalità, c'è anche molto più spazio oggettivamente, c'è una densità inferiore alla nostra, no? Che siamo messi un po' meno peggio soltanto dei giapponesi e di pochi altri sotto questo profilo, e quindi noi rivendicavamo il diritto a opporci non ad una cosa in quanto tale, ma ad una cosa che si aggiungeva a troppe altre cose che già c'erano e che non ci avrebbero più consentito la stessa qualità residenziale già modesta, già scarsa, già compromessa, di cui 23 anni fa ci sembrava insomma di avere. È stato detto insomma come si è stato approcciato questa opposizione e come quindi, qual è stata la genesi, se vogliamo, del fatto che a distanza di 15, 16, 17 anni, a cominciare dal 2005 rispetto al 1989 quando questa lotta è partita, chi ha avuto la responsabilità di aver detto queste cose prima di altri, ma banalmente per motivi anagrafici, mio figlio non era ancora nato, non poteva dirle, no, queste cose, anzi nasce praticamente immediatamente dopo la prima riunione che noi andiamo a frequentare a Trento, tra l'altro, perché convocata da un signore che si chiamava Alexander Langer e che riguardava il traffico di transito attraverso le Alpi, no? Questo capita nel 1989 a settembre e mio figlio nasce alla fine di ottobre. Ecco, quindi banalmente non potrebbe essere un cattivo maestro mio figlio, per il banale motivo che nasce in quel periodo e successivamente fa il bambino, poi fa lo scolaro, poi insomma magari adesso anche lui viene alla manifestazione in ottavo, ci è venuto da bambino, ma certamente non poteva insegnare cattive pratiche e suggerire cattivi pensieri a nessuno. Quindi uno come me che semplicemente banalmente per motivi anagrafici, insisto, ha cominciato prima di altri
o magari per il settore in cui lavorava, insomma, che lo hanno portato ad avere maggiori competenze rispetto ad altri da un punto di vista, vorrei dire, neanche tanto tecnico quanto di buon senso, perché ho lavorato per 36 anni nel mondo delle cosiddette grandi opere. Ebbene, uno come me oggi viene considerato un ispiratore di tutto quello che nel frattempo, attraverso le pratiche che sono state descritte, è diventato oggetto di inchiesta di magistratura, ma soprattutto oggetto di un attacco politico che probabilmente non ha precedenti in questo paese, ma del resto, forse questo si fa per dire, lo giustifica, non c'è un precedente neanche in un movimento di questa longevità e di questa radicalità, perché altrimenti non si capirebbe perché si parla così tanto di noi, si continua a parlare così tanto di noi, si viene invitati in tantissimi altri luoghi anche non non con la caratura politica, insomma, di una riunione come quella di oggi o di Firenze qualche mese fa. Ecco, quindi io mi limiterei a questo, vi porto una testimonianza vissuta dall'interno di come una vicenda di banale e ordinaria opposizione, addirittura NIMBY, no? Inizialmente, insomma, con queste caratteristiche eccetera, diventa una questione di un caso politico nazionale, diventa una questione di ordine pubblico, diventa una questione rispetto alla quale oggi come oggi chi pensa di legiferare al riguardo comincia a dire che bisogna anche reprimere, che bisognerà pensare di reprimere dei crimini, non so se è giusto chiamarli così, chiedo a Livio Peppino, ma comunque dei comportamenti che dovessero ledere la possibilità dello Stato di svolgere politiche economiche utili ai cittadini. Ecco, sotto questo aspetto, se dovessero andare in porto queste ultime proposte di legge, credo che saremmo al massimo del paradosso. Prima, su questo stesso tavolo, Lucarelli parlava dell'audit del debito per una grande città metropolitana come Napoli. Abbiamo in sala Guido Viale, che sull'audit del debito ha scritto tutto quello che si poteva scrivere. Nel caso di Guido Viale si tratta soprattutto del debito pubblico contratto dall'Italia, quello in base al quale oggi abbiamo assistito fino a ieri, diciamo, fino alla vittoria totale che abbiamo conseguito contro l'odiata Germania dello spread. Probabilmente se questo audit del debito fosse svolto, scopriremmo che una parte considerevole, forse la maggior parte di questo debito, sono soprattutto gli interessi bancari maturati sui prestiti legati alle grandi opere. Ora, se questo fosse vero, pensare che che qualcuno ha in mente di criminalizzare coloro che si oppongono a che questo debito aumenti in quel modo, con quelle caratteristiche, credo che farebbe venire voglia di scappare da questo paese, di emigrare all'estero, anche al più paziente e al più convinto sostenitore che il nostro è un paese con alcuni elementi di normalità. A me sembra sempre meno.